Sono Va bene. cambiati, son cambiati anche gli ossigeni, c'è cioè l'ultimo, abbiamo parlato di Zero Bleach, il suo è proprio dichiarato anti-irritante, pieno di aloe vera, acidi della frutta, che ritornano sempre questi acidi della frutta costantemente in Certo. tutti i prodotti. Cioè, e non a caso, guarda, non è un mistero, non è un mistero, perché sanno, non vogliono dircelo, sai, Però lo però sanno. sanno che è fondamentale avere un ritorno di acidità. È importante. Ragazzi, se i capelli, allora vi spiego in parole molto, molto povere. Se io faccio una schiaritura, tempo di posa finisce, vado al lavatesta, lavo il decolorante, quindi lavo i capelli, senza acidificare, faccio lo shampoo, metto il toner e noi parrucchieri, quando scegliamo un toner, scegliamo sempre dalla parte dei super schiarenti. Io questa cosa la so, ok? Perché succede così. Quindi siamo molto attratti dagli 11-21, dai 12-16, dai 12-02. Sulla cartella dei colori permanenti, quelli sono super schiarenti e sono una mazzata assoluta per i capelli. Ok, abbiamo tonalizzato, il nostro colore è super wow, ovvio che è super wow, perché io se tonalizzo una schiaritura con un super schiarente avrò per forza un biondo pazzesco, però ho un capello di cacca dopo. Ok? Quindi che cosa succede? Che se io non gestisco tutte queste fasi, se prima di fare lo shampoo non acidifico, se prima di fare il toner non metto la maschera, il capello conserverà la sua alcalinità fino ai giorni successivi, ragazzi. Il capello continuerà ad essere alcalino anche nei giorni successivi al nostro appuntamento in salone. Ma sapete che cosa? Sapete una delle varie. Vi do una chicca, vi do una chicca molto, molto singolare. Quando voi fate lo shampoo, ok? Quando voi fate lo shampoo, il conditioner finale mettetelo dalla cute. Ora so che state storcendo il naso tutti. Ma uno shampoo come si deve? Fatto in questo modo, scrub, peeling, perché due passate di shampoo non riescono in alcun modo a pulire la cute. Quindi, peeling, passata di shampoo, il conditioner mettetelo dalla radice alle punte. Sapete per quale motivo? Perché oggi i conditioner attuali sono, io parlo sempre di un conditioner buono, ha un peso molecolare molto molto basso, di conseguenza non appesantisce i capelli, ok? Ma ha un potere acidificante. Acidificare la cute dopo lo shampoo è fondamentale perché, come detto prima, quando voi lavate i capelli, alcalinizzate la cute. Una cute alcalina, perché poi noi facciamo lo shampoo, li lasciamo così e li asciughiamo, quella cute resta alcalina. Una cute alcalina favorisce lo sviluppo di tanti batteri, muffe, microrganismi e quant'altro. Grazie, segnatela questa che è super top.